prova di forza. Più che altro, dal primo minuto il San Marzano non ha rinunciato a giocare, anzi, ha provato a imporre il suo gioco, ha cercato di controllare la partita, quindi già dai primi istanti del match si è vista una squadra che aveva voglia di vincere, non aveva voglia di applicare tatticismi inutili. Ah, dimmi tu una partita che da iniziato il campionato che abbiamo cercato di gestire. Abbiamo gestito male. Neanche quando in Coppa Italia siamo venuti qua, sono stati bravi loro i primi 10 minuti, un quarto d'ora. Però al di là degli episodi dell'arbitro, dei calci di gol, ma noi abbiamo dominato anche quando abbiamo fatto 0-0. Abbiamo preso due palle, il portiere ha fatto grandi parate. Il portiere nostro in tre partite ha fatto mezza parata. Tre partite, mezza parata. A proposito di Peppe Palladino, in tante circostanze, portieri poco impegnati, quando arriva una folata, quando arriva un attacco, potrebbero peccare di concentrazione. Invece Peppe lì è stato superlativo, perché Arevalo era a tu per tu con la porta, seppur da posizione decentrata, e è andato a togliere il pallone dall'incrocio. Ma i portieri bravi sono questi, che quelle poche occasioni che arrivano, si fa trovare presente. Noi abbiamo contato su di lui, ma soprattutto come ragazzo, che è un ragazzo eccezionale, e come portiere sta salendo come tutta la squadra. Fase difensiva ancora una volta impeccabile, l'ennesimo clean sheet stagionale. Ma guardi, io non parlerei solo di fase difensiva, perché noi la fase difensiva la iniziamo attaccando alti nella porta. Quindi se noi corriamo tutti, se ne agevola pure la difesa, ma la fase difensiva non dobbiamo soltanto elogiare la difesa, dobbiamo elogiare tutta la squadra. Mister, al netto della grandissima prestazione di San Marzano, aspettavo qualcosa di più dall'avversario? Ma guarda, a me piace guardare in casa mia, sicuramente l'Acropoli è una grande squadra con un ottimo allenatore, però mi piace venirmene a giocare sempre, insomma, in tutti i campi, in casa, fuori casa, anzi, poi su questo campo splendido non giocarsela, perché questo è un campo che si gioca a calcio, è il calcio, non tutti quei mastrille che andiamo a giocare, ma questo è un campo vero, e giocare su questo campo per noi è un onore. Mister, anche se già so la risposta, il campionato è chiuso? No, dobbiamo stare con i piedi per terra. Noi abbiamo passato un periodo di una settimana dove per dei meriti nostri abbiamo messo in condizioni gli avversari di vincere le partite. Abbiamo perso una partita, abbiamo pareggiato un'altra. Al di là dei complimenti agli avversari abbiamo avuto grandi demeriti. Però la squadra da allora è scattato qualcosa in tutti noi, da me in testa. E adesso dobbiamo proseguire questo nostro percorso. Voglio fare i complimenti alla mia squadra per atteggiamento, per mentalità. Neanche il secondo tempo si sono accontentati. Insomma, abbiamo sempre cercato di chiudere la partita. La potevamo chiudere in più di qualche occasione. Mister, dicembre è anomalo per tutto il campionato di eccellenza, con tanti turni infrasettimanali. Il San Marzano avrà un ulteriore turno infrasettimanale il 14. Ma guarda, non ci interessa niente, giochiamo settimana per settimana, giorno per giorno, non ci interessa, giocheremo sempre con la stessa mentalità. Logicamente ci stiamo allenando poco, però devo fare i complimenti al mio staff, perché la squadra sta in condizioni fisiche eccezionali. We'll be right back.